Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, scusate per l'aspetto un po' disastrato, ma sono a casa, sono in pausa, avevo qualche minuto e ho deciso di fare questo video, anche se l'avevo già fatto, però, cioè ieri sera, soltanto che io e la nuova fotocamera qua non andiamo molto d'accordo e non so come ho fatto, l'ho cancellato. Comunque, video prodotti. Come sempre, finiti, acquistati e recensiti. Muoviamoci perché ne ho parecchi, almeno quelli da recensire. Allora, aggiornamento PSP. Ho finito il Quick Dry Top Coat della Revlon. Questo, lo vedete un pochino rossiccio, sì, si vede, perché come tutti gli smalti trasparenti, acchiappa il colore, almeno di quelli rossi, che è una bellezza. Poi, acquistini. Sono passata da fragole e ho acquistato un paio di cosucce di accessori. Ho preso queste due mollettine, sono bellissime, sono verdi, di questo tessuto a quadretti, un pochino stortarelle, con questo tipo di pinzetta e c'hanno degli strassini e le ho pagate 2 euro. Mettiamole a posto, anche se dopo vabbè, devo conservare. Poi ho comprato questi due orecchini a forma di cuoricino con gli strass e disegnato la bandiera inglese, perché io sono una di quelle patite. Ops, mi sono appena notato che l'ho comprato senza uno strassino. Cavolo, per 8,90 euro ci rimango un attimo male. Muffa, vabbè, non importa, manca uno strassino blu. Comunque, io sono una di quelle appassionate della bandiera inglese, non tanto perché ora è di moda, ma quanto perché quando ero più piccola, essendo appassionata di Spice Girl, ero appassionata anche della bandiera, mi piaceva disegnarla in tutte le salse, e da quando avevo più o meno 16 anni che acquisto, anche prima, 15-14 anni che acquisto qualsiasi cosa abbia la bandiera, deve essere mia. Ho borse, pagliette, felponi, veramente ho un botto di roba. Visto queste qua non ho resistito, c'erano in diverse forme, tipo grandissime di plastica, ma non mi piacevano. Probabilmente le avrei comprate solo per sistemarle e farle diventare dei portachiavi. Comunque, queste qua erano le più carine, peccato che ci manca uno strassettino. Poi, sono passata da nonna e mi ha dato questa crema mani della Stenom che si chiama Soft Hair. Crema concentrata per le mani. Già l'ho usata, mi trovo benissimo. Poi la confezione piccola è molto comoda da trasportare, mi piace un sacco. Poi a Natale avevo chiesto a nonna una matita nera per gli occhi, mi è arrivata ora, e ora me l'ha data. Ora ne ho un bel po', ne ho una piccola che sta per finire, poi l'avevo già acquistata un'altra perché questa non mi era arrivata a Natale, e vabbè, poi ho questa. Per un po' non comprerò matite nere. Poi sono passata da Coin, si legge, e ho acquistato di nuovo la lima 6 facce della Essence. Mi trovo benissimo, mi rende molto facile fare la manicure, è molto veloce, si seguono i 6 step e le unghie sono pronte, non le senti scheggiate. Io in più uso anche una lima di quelle in ferro perché faccio prima ad accorciarle, però questa è stupenda, la ricomperò in eterno. E poi ho preso questa nuova base trasparente della Essence, giù nell'info box ovviamente trovate tutti i nomi precisi e puntuali, convinta invece che fosse un top coat, invece è un base coat, quindi per ora la tengo da parte perché ce l'ho e appena lo finisco inizierò a usare questo, ma nel frattempo devo comprare un altro top coat. Vabbè, prossimo acquisto sarà un top coat. Pensavo che era questo, comunque. Questo dovrebbe aiutare a evitare che le unghie si sfaldino, quindi anche un indurente, rinforzante e nutriente. Peccato, sono sbagliatissimo, sono andata un po' di fretta, ho visto male le indicazioni. Comunque, recensioni. Devo recensire questo smalto della Kiko, il numero 279. È questo bellissimo color. Aspettate. Sì, si vede, eccolo qua, color giallo vivo, che comprai l'anno scorso perché io ho non troppi smalti, però di tanti colori differenti, mi era finito il dorato giallo che avevo. Visto che l'anno scorso è stata la moda del giallo, è stato facile trovarlo, io l'ho preso così della Kiko perché era un colore
senza glitterini, lucido, ma senza cose strane, perché lo preferivo così. Vi faccio vedere un attimo il colore sul pezzo di scocciolo. Allora. E ne parliamo. Allora, pulisco il pennellino così ve lo faccio vedere. Nel frattempo devo cambiare il focus. Allora, il colore è questo. È molto carino, molto vivido, vivido, molto vivo. E questo è lo spazzolino. È di quelli piatti, abbastanza lunghetto, a confronto a un'unghia. È molto facile da stendere. Ricambio un attimo il focus. È molto facile da stendere perché il pennellino aiuta, però è terrificante. La prima passata non è coprente, lascia le striature. Alla seconda diciamo che va bene, però si deve raggiungere una terza stesura per avere un colore pieno come nella boccettina. Questo significa stratificare il prodotto e arrivare sull'unghia che avete un bel po' di prodotto, quindi facile alla scheggiatura, alle botte, eccetera. Non mi è piaciuto. Ha un'asciugatura molto veloce, però non mi è piaciuto. Poi dopo pochi giorni, già il secondo giorno avevo pezzi di smalto saltati, quindi no, non mi è piaciuto per niente. Il colore è bellissimo, lo finirò, però non va bene. Togliamo questo. Poi continuiamo con una matita. P26 oro perlato dell'Eufydra, è questa qua. Ora faccio lo sgocciolino e poi ne parliamo. Allora, è una matita non dorata, è un bianco con del dorato, con dell'argentato, è un po' un platino, non un dorato. Lo si vede anche dall'astuccino che ora vi faccio vedere. Collabora. Stai collaborando? Più o meno sì. Il colore sulla mano risulta così e anche sulla palpebra risulta così. È un colore molto carino, dà luce all'occhio, mi è piaciuto su questo e anche la durata. L'ho utilizzato recentemente come linea d'eyeliner sull'occhio. Per un'intera giornata sono stata alla Reggia di Caserta, quindi tutta la giornata prendi il treno, arriva, cammina, il sole, fatti la passeggiata, sono state là parecchie ore. Io la sera avevo ancora la matita perfettamente applicata, non si era stampata, non mi si era sgocciolata, quindi questo mi è piaciuto. Non è un dorato, però dà luce all'occhio e mi piace. Poi un'altra matita, una matita della Francis Mundi, matita occhi alla vitamina E, il numero 8. Faccio lo swatcholo anche di questo, è un grigio tendente al celeste, vi faccio vedere anche con la punta. Questa è la punta e il colore sulla mano è questo qua. È questo qua. Quindi è un grigio celestino. È carino perché poi con gli occhi celesti ci sta anche bene, soltanto che non scrive all'interno della rima, macchia leggermente le ciglia, anche fuori non ha un tratto preciso. Non mi è piaciuto, è bella lunga, prima di consumarla ci metterò un paio di secoli, però non mi è piaciuta per niente. Poi eyeliner grigio della Essence, della Glam Eyeliner Liquid Eyeliner, il numero 04 Rising Star. È uno di quei pennellini tutti glitterosissimi, molto luminosi, con questo tipo di pennellino lungo, è abbastanza lungo, di plastica. Ha un colore bellissimo, vivo, molto non intenso, però è proprio un argento. Mi è piaciuto tantissimo, lo utilizzo sia come linea di eyeliner da sola sull'occhio e non stampa, si asciuga molto rapidamente, sia per dare punti luce all'angolo interno, sotto le ciglia. Ho colorato anche le ciglia con questo tipo di eyeliner, ora ve lo faccio vedere. Allora, è questo qua, è molto, guardate quanti brillantini, è bellissimo, poi è molto lucido, sembra una colata di
di argento sull'occhio, molto carino. Mi piace un sacco. Dura tanto, non sbava, si secca, è bellissimo. Sono 5 ml di prodotto, quindi anche questo finirà nei secoli dei secoli, amen. Poi questa bellissima scatolina della Chiotis Paris Mon Trésor, i miei tesori, era una collezione limitata per il Natale, però si trova ancora, l'ho visto recentemente sul sito, c'è ancora. E dove sta? Ah, è polvere scintillante per il décolleté. È una polvere lilla glicine violacea, però non si nota molto a chi ha tutti questi colori perché c'è anche dell'argento all'interno. Il tappino si solleva e di carta, e dentro c'è questo puff rosa con questo delizioso fiocchetto viola. Ah, l'odore è un odore molto profumato, molto delicato, tipo borotalco della nonna con una spruzzata di un profumo alla lavanda, qualcosa del genere. Rilascia sul corpo, si vede anche dal puff, tutti questi, no, si vedono i glitterini se non cambio il focus. Ok. Rilascia sul corpo tutti questi glitterini, non si notano. Sì, eccoli qua. Vediamo se sul dito si notano un pochettino. Sì, un pochino. È molto discreto come glitter. Dentro la scatola è fatta in questo modo, c'è la polvere all'interno con i buchetti. Ricambio il focus. Ok. Io lo utilizzo lasciando il puff all'interno, lo capovolgo, quindi quel poco che rimane lo tampono sul collo, un po' sul décolleté, anzi di più sul décolleté, e lascia questo scia sbrilluccicosa che per l'estate, ora anche io, se no, anche se non mi abbronzo, è carina da mostrare un décolleté durante delle occasioni, sabato sera, un'uscita particolare, un anniversario, qualsiasi cosa. È carino mostrare un po' di scintillio. E non è un colore, un prodotto persistente, cioè per toglierlo non occorre fare una doccia e grattare, 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 tipo farsi uno scrub. Ho giusto una doccia leggera e i brillantini se ne vanno. Allora, altro prodotto è questo burro cacao della Chapstick Balsamo Labbra Sunblock 15. Protegge le labbra secche e screpolate da sole e vento. Ha una protezione 15 e made in USA. È un contenitore così piccino, guardate il confronto della mano, con 4,2 grammi di prodotto. Si gira ovviamente la rotellina e esce fuori il prodotto che ha questo colore rosa pesca, però trasparente sulle labbra. La cosa che mi piace di più questo prodotto è che, essendo così piccolo, si butta in borsa e te lo dimentichi. Comunque, dura tanto, non secca le labbra, anche se c'è abbastanza schifezza qua dentro, non è un prodotto naturale, cioè veramente uno schifo esagerato. Comunque non fa quell'effetto contrario che spesso e volentieri si ritrova nei burro cacao chimici. Ma veramente idrata le labbra, le protegge, le ripara dal sole, che poi inizia a uscire un bel sole potente, vorrei andarmene quasi quasi al mare. E comunque questo le protegge abbastanza, mi piace. Dura anche tanto sulle labbra. Poi, gel bagno doccia profumato, tonificante, energizzante, capello, corpo e capelli, melograno, vite rossa, semi d'uva, dei raccolti fioriti, storie di natura in fiore delle Elan. Io avevo una provetta. Allora, questo bagno doccia barra shampoo ha un odore forte che risveglia i sensi. Mi è piaciuto fare la doccia e anche lo shampoo con questo prodotto perché ho sentito subito la pelle viva, fresca, energica, veramente una scossa di energia. Come doccia schiuma non mi è piaciuto perché era un... No, scusate, come shampoo non mi è piaciuto perché mi ha lasciato i capelli in una sensazione un po' strana. Quindi subito dopo, già il giorno dopo, rifeci lo shampoo usando il mio shampoo solito. Però come shampoo, come doccia schiuma è favoloso. Veramente lascia la pelle idratata, energica, mi è piaciuto. Poi so che la confezione classica non è molto grande, quindi fattibile da buttare nella borsa della palestra per andare in viaggio. Questo mi è piaciuto.
Poi, essendo due prodotti in uno, sono sempre comodi in queste occasioni. Poi, dove sta? Maschera purificante con yogurt e kiwi della Cleo. Queste sono due confezioni che si aprono e sono per due applicazioni per una maschera viso. Allora, vediamo che cosa ci dice qua dietro. Allora, è arricchito con un estratto naturale di kiwi. Elimina efficacemente le impurità, il sebo in eccesso e la lucidità della pelle. Grazie alla formula delicata dello yogurt, con yogurt vero, calma e distende i tratti del viso. Liberata dalle impurità, la pelle torna a essere levigata, uniforme e luminosa. Vabbè, lavare bene il viso, lasciarlo leggermente umido, applicare un leggero strato di maschera, avendo cura di evitare il contorno occhi e le labbra. Attendere 10 minuti, risciacquare con acqua tiepida, tamponare e idratare la pelle nel modo abituale. Allora, questa maschera è bellissima. Ha un odore fresco di kiwi. Io poi amo il kiwi, quindi ci vado pazza. Lo yogurt si sente poco. Mi è piaciuto. Il kiwi si sente che cerca di pulire la pelle nelle zone in cui ha più bisogno di essere pulita. Io per esempio ho il naso e questa zona qua molto impura, non tanto fronte e guancia, quando proprio il triangolino molto impura, e quindi vedevo proprio che la prima parte che si iniziava a seccare, iniziava a pulirsi, era questa zona qua. Invece il restante, grazie allo yogurt, la sentivo molto nutrita e molto piacevolmente rilassata. No, mi è piaciuto tantissimo, lo voglio ricomprare. Poi ultimo prodotto che devo recensire è questo della Bottega Verde e della linea viso alla rosa moscheta. È un antirughe, stick antirughe speciale per contorno occhi e labbra con oli di rosa moscheta, vitamina A ed E. Allora, il contenitore che si trova in questa graziosa scatolina è rosa, bellissimo. Comunque si apre, allora quanto dura? 12 mesi. Si apre come un normale stick, io già ne avrò consumato più della metà. Comunque ha un odore delicatissimo, proprio di olio moschita. Non so se l'avete mai usato nella confezione liquida, è proprio quell'odore là, bello bello. Allora, io questo prodotto lo utilizzo in due maniere. Se so che non devo scendere, come in questa occasione, cioè stamattina, come ho fatto stamattina, abbondo col prodotto, cioè ne appoggio 3 righe sull'occhio e 2 sotto, poi vado a massaggiare, non tanto, io ora l'ho messo diverse ore fa, ho ancora le palpebre unte, perché questo prodotto si assorbe in modo graduale e quindi idrata la pelle in modo graduale, e lo lascio lì finché non me ne vado a dormire, perché sono giorni che rimango a casa a studiare, quindi lo metto la mattina, io la sera me ne vado a coricare, a curca, come si dice qua. Però se utilizzate questo metodo, il prodotto ha difficoltà ad assorbirsi, quindi non vi potete truccare. Se ho l'esigenza di dovermi truccare dopo poco dall'applicazione di questo stick, faccio una sola passata sopra, un'altra sotto, massaggio, 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 e dopo una ventina di minuti uno si può truccare e non ha la palpebra unta e grassa, diciamo. Lo stesso dicasi per le labbra, faccio una passata al contorno labbra sopra e sotto e massaggio. Allora, io ho visto dei miglioramenti nella zona degli occhi. Io ho un paio di righine qua e forse uno o due qua laterali. Comunque ho solo 28 anni, non ho le zampe di gallina, tipo zampe di dinosauro. Comunque vedo un attimo attenuata la zona, un po' più rilassata. Anche le labbra, fumando, bruttissimo vizio, comunque si creano quelli quelle reghine terrificanti intorno alle labbra, le vedo molto rilassate, molto idratate, quindi mi è piaciuto. Ok, i prodotti sono finiti, io vi mando un bacione grosso, 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 vi abbraccio tutti e in gamba, ciao ciao!